Buongiorno, buongiorno, addagi sbandieratori, l'immancabile giratina di Bosco. Come si fa? Come si fa? Irresistibile. E vai, riparte. Poca gente a gira a quest'ora, è già tardi, però comunque una giratina. Si va a vedere se c'è rimasto qualcosa. Qualche funghettino, anche l'ultima volta siamo andati di nascita c'era, quindi che dire, boh, forse andiamo a capire se smettano. Piovere non è piovuto, il tempo fa caldo, tira vento, quindi ci sono tutte condizioni negative, ma loro continuano a nascere, pochi, buoni, belli, ma chissà, avanti, avanti, avanti e vai. Guarda la nebbiolina lì, guarda, buffa, eh? E vai, ragazzi, 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 già 18 gradi, 18 gradi a Vallombrosa a quest'ora, ditemi voi che caldo ci aspetta oggi. Avanti, 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 ci siamo, nel bosco. Poco tempo a disposizione, si va di corsa a vedere. Guardate, qualche fungo. Funghetti che nascono ancora. Avanti, avanti, avanti. Avete visto, siamo appena entrati nel bosco e vedo subito un bellissimo esemplare. Ma guardate voi la bellezza di questo fungo. No. Bello, 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 bello. Ragazzi, mamma mia com'è, ma guardate qua, continuano a nascere funghi bellissimi, bellissimi. Sembra perfino impossibile, ma continua a esserci nascita e per fortuna nel bosco non c'è nessuno. Avanti, avanti, avanti. Matto, matto, matto. Guardate voi, stesso fungo. Guardate le mosche che ci sono. Le faccio partire, eh. Oh. Avete visto? Tutte di sopra. Tutte di sopra, nel puzzo. Avanti, avanti, avanti. Certo, ragazzi. Io dico no, ma se ancora adesso sono fuori in giro, funghi così. Ma guardate qua. Ma guardate qua che fungo è questo. Ma guardate qua, mamma mia, mamma mia. No, guardate il fungo è questo. È leggermente il fungo ne buco intorno. Matto, matto, matto. Ma bello sodo. Mamma mia. Come si dice, pochi ma buoni. Guardate qua. Ma guardate qua che spettacolo. C'era solo? Ci sarà qualcun altro? Avanti, avanti, avanti. E ragazzi, ci sono anche residui bellici. Guardate qua. Devo lasciare anche qui. Avanti, avanti, avanti. E vai ragazzi, sentite, siamo venuti a ritrovare un ruscello perché le ultime volte si è visto che vicino ai ruscelli c'è un microclima, un po' di umidità che aiuta e facilita la nascita. Guardate cosa c'è qui. Qui c'è un vecchiarone, un bel esemplare. Guardate qua. Vecchio, vecchiotto, però integro, sano, non bacato. E avanti, avanti, avanti. Qui che c'è? Una rossella forse, sì. Guardate bella questa nocciola, questa è veramente bella da prendere, da mettere nel sughetto. Guardate belle, molto belle in tiro. Queste si mettono in un sughetto di funghi porcini, galletti e russoli. Ragazzi, la natura è fantastica, soprattutto quando non trovi nessuno nel bosco. Un silenzio, una pace, veramente posto bellissimo.
guardate qua, e quando poi dopo vedi, hai queste visioni, queste sono visioni, uno dice ma che cos'è questo? Ma veramente un fungo, ma guardate voi, roba da matti, guardate qua, ma bello, c'è un fungaccio, ma venite qua, guardate lassù, vedete niente più avanti, vedete qualcosa, mamma mia, c'è funghi, e continuo a trovare funghi bellissimi ragazzi, guardate qua, guardate voi, che spettacolo, ancora funghi veramente in tiro, matto, e qui è un punto dove io ce li ho trovati sempre, e passo. Adesso vi mostro come è difficile vedere i funghi. Guardate voi dove è nato, non è facile vederlo, eh. Guardate voi dove è nato un fungo gigante. Ma guardate dove è nato un fungo gigante. Porca miseria. Ma guardate voi dove è nato un fungo gigante. Ma guardate voi. Attaccato, vedete, proprio attaccato alla ceppa di questo faggio. No, adesso ve lo mostro perché è veramente veramente bello, guardate voi che fungo integro, bellissimo, sano, favoloso. Ma vi rendete conto, ci sono in giro funghi così, ma guardate qua, è semplicemente straordinario. Questo vale veramente la mattinata, ragazzi. Avanti, avete visto? Guardate sempre alle ceppe dei faggi, perché lì spesso nascono i nostri amati porcini. E vai, avanti. Ero così inginocchiato e ho fatto questo breve video. Ho visto lì, guardate, ve lo mostro, un piccolo rigonfio di foglie. Ho detto, ma no, non può essere un altro fungo. O venite con me. Mi sono girato, apparentemente sembra non ci sia niente, mi sono girato e guardate voi qua sotto che non si vedeva minimamente, guardate voi qui sotto a questo, no, ma vi rendete conto? È nato tutto piegato di traverso, ma guardate il fungo invisibile, questo è un fungo invisibile. Sentite come crocca, ma sentite voi. Mamma mia, e due funghi. No. Questi sono... Ma vi rendete conto la natura dove nasconde i funghi, non li vedi, passi cento volte di qui e non li vedi questi due funghi. Mamma mia, giornata strepitosa, mamma mia, ma sentimi, sono in un gambo, incredibile. Che dire? Allora, ragazzi, no, parlandocene un altro, no, questo l'avevo visto. Allora, no, vi rendete conto, questo era visibile, proprio visibile, non lo stavo vedendo perché ero concentrato a vedere quei due là, e guardate un altro, bellino di nascita. No, tre funghi stratosferici. Ora, come si fa? Bisogna guardare un po' meglio qui. Sembra di vedere qualcosa laggiù. Matto.
e vai avanti, avanti, avanti. Oggi comunque tutto mi sarei aspettato meno di trovare questi funghi, ragazzi. Proprio pazzesca, guardate anche qui che bellezza. Ma guardate quanti funghi. No, ma vi rendete conto? Oh, peccato, ce ne sono attaccato. Una piccettina, no. Guardate, guardate i miscegli, guardate qua. Guardate qua i miscegli. Guardate qua i miscegli. Che bellezza, che bellezza, che bellezza, ragazzi. Avanti, avanti, avanti. Mamma mia, qui che funghi ci sono. Vedete? Ma venite a vedere con me. Qui c'è un altro fungo di quelli da infarto, davvero. Quando uno lo vede, quando uno vede un fungo così, bisogna inginocchiarsi. Guardate qua. Guarda la forza di questo fungo. Guardate il micelio, e l'ho attaccato lì, guardate. L'ho attaccato proprio qui. Mamma mia. Mamma mia. Questa lingua aperta dice che... Il detto è che ci sono dei fratelli. In realtà cerca l'acqua, i funghi si aprono sì per attrarre l'umidità. Quindi è sintomo di mancanza d'acqua questo. Magari c'è anche il fratello. Vai, 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 vai. Un atto. Avanti, avanti, avanti. Guardate qua. Guardate qua come c'è qui. Guardate qua che fungo. Guardate qua. Oh. Bello, bello. Bello, 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 bello. E vai, ragazzi. Avanti, avanti, avanti. E chi si ferma? E chi si ferma? Wow. Adesso vi faccio vedere una cosa. Io sono passato di qui 3 giorni fa, forse 4, e questo fungo qui non c'era, ve lo posso assicurare, questo fungo qui non c'era. Perlomeno non così. Guardate questo. Qualcuno l'ha mangiato, ne manca un pezzetto. Ne manca un pezzo. Guardate qua. Guardate, bello. Mezzo fungo diviso un capriolo. Qui ce n'è un altro, guardate. Questo diviso un capriolo e questo diviso con la lumaca. Guardate. Guardate come questo. Però aspettate perché. Aspettate perché ho visto. Però. Mentre guardavo questi, ho alzato gli occhi e guardate cosa c'è lì. Lì c'è un super, super, super fungo. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia, guardate, due. Guardate qua. No, questi sono strafitosi. Bisogna mi riprenda, riparte subito il video. Mamma mia. Vi dicevo che è veramente, veramente funghi strepitosi. Oggi è stata una giornata, siamo solo nel bosco. Guardate i funghi, ma guardate voi i funghi, ma guardate anche qui tutti com'è. Mamma mia, mamma mia. No. Guardate, 2 e 2, 4 funghi strepitosi. Strepitosi. Non so se questo non è una cosa sensazionale. Avanti, avanti, avanti. Un altro di nascita, ragazzi, guardate qua. Che funghi ci nasce qui. Avanti, 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 avanti. Guardate questi, praticamente questi funghi sono nati sul sentiero, vedete c'è la traccia degli animali, quindi caprioli, e li hanno ruzzolati. Due funghetti belli,
adesso disidratati perché sono ruzzolati da qualche giorno, però altri due nel saccoccio. Avanti. Ora non ho finito il pulirmi e guardate il fungo, c'era qui davanti ai nostri occhi. No, questo merita veramente una sosta. Cominciano a pesare questi funghi, voglio dire, ragazzi, cominciano a pesare, ora vi mostro, guarda il fungo qui, matto, mamma mia, che soddisfazione oggi, guardate qua, oggi è, mamma mia, incredibile, oggi è i funghi con il buco, eh? Oggi ci sono funghi con il buco, ma guardate, venite qua, che c'è un funghi con l'altro. Guardate qua. Matto. Che gioia, ragazzi. Guardate i funghi, altri quattro funghi. Due, diciamo che non avevano valore. Ma due bellini, come si dice? Avanti. Ragazzi, la gerla comincia a prendere forma e corpo, eh. Ora vi riconto tra poco, vai, ho fatto un tempo a girarmi e guardate cosa c'è qui, due funghetti, questi si lasciano, eh. Avanti, anzi, guarda, si vedono subito. Belli. Avanti. Adesso vi faccio ridere, guardate, c'è un fungo bellino tolto, vedete, mangiato un pezzettino, qui ce n'è un altro due mangiato tutto il cappello dall'animale, qui ce ne sono altri tre. Vedete, c'è passato qualcuno che li ha mangiati, vedete, guardate, 2, 3, 5, qui ce ne sono altri due, guardate, che belli, sono tutti però mangiati da un animale. 2, 4, 6, 7 funghi. Mamma mia. Matto. Avanti. E voglio andare via, non si riesce ad andare via. È mancato veramente poco a riempire la gerla, ragazzi. Quasi una gerla piena. Ora ve li accomodo tutti e vi faccio vedere quanti sono. E vai, ragazzi. Si conclude di nuovo questa uscita. Sono tutte uscite brevi, non che c'è una mosca. Tutte uscite brevi in luoghi però bellissimi, venite in montagna perché i funghi stanno continuando a nascere, la cosa bella e importante è questa, che stanno continuando a nascere, ho trovato dei funghi straordinari, adesso ve li mostro, sono 35 funghi, impensabili, soltanto l'ultima volta ne avevamo trovati 17 mi pare, ma funghi bellissimi, guardate voi qua che funghi. Ma guarda, questo era quello nascosto, con un gambo, vedete, che è cresciuto sotto lo strato di foglie. Ma guardate qua che bellezza di funghi sono questi. Ma belli. Veramente belli, ragazzi. Quindi che dire, non è andata male oggi, per il poco tempo a disposizione. Funghi straordinari di nascita, bellini e che dire, un po' mangiati dalle lumache, un po' mangiati dal capriolo, però guardate voi, avanti, alla prossima ragazzi, canale YouTube Porcini e Passione, ragazzi, mamma mia che bellezza, ragazzi.
sosta obbligata. Sosta obbligata. A posto così? Perfetto. Avanti, avanti, avanti.